La centrale unica di committenza è stata al centro della riunione della prima commissione consigliare permanente, presieduta dalla consigliera Laura Di Bella e composta dalla consigliera Cristina Finocchiaro ed Agata Cardillo, Rosario Di Mauro ed Ernesto Pariti, questi ultimi due consiglieri assenti all'incontro. La commissione ha analizzato lo schema di convenzione per far parte della centrale a cui hanno già aderito i comuni di Sant'Alfio, Santa Venerina e di Giarre, come comune capofila. Scopo della convenzione è l'acquisizione di beni e servizi e la facilitazione all'accesso ai finanziamenti pubblici. Come prima commissione ci siamo espressi in maniera favorevole sull'adesione a questa centrale unica di committenza che è già stata precostituita dai comuni di Giarre, Sant'Alfio e Santa Venerina, con capofila il comune di Giarre. È un'aggregazione di comuni praticamente a cui dovremmo aderire noi del comune di Mascali. È stata stabilita l'obbligatorietà per legge della centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, quindi per effettuare le gare d'appalto in sostanza. Obbligatorietà dal 1 gennaio 2015 per i servizi e le forniture e da luglio 2015 con proroga a novembre per gli altri lavori, tant'è che è stato previsto che l'ANAC non possa rilasciare la CIG, che è il codice identificativo gara, se i comuni non procedono all'acquisizione dei beni e dei servizi con queste modalità. Le finalità ovviamente sono molteplici della centrale unica di committenza, non è solo un fattore relativo alle gare d'appalto, in quanto si migliora l'offerta di servizi ai cittadini attraverso l'attuazione di standard uniformi tra i comuni e si riducono i costi per l'erogazione dei servizi. Tra l'altro l'aggregazione tra comuni favorisce l'attuazione di quelle attività di quei beni e servizi che non potrebbero essere erogati con la stessa efficacia, efficienza ed economicità da un solo comune per la loro natura tecnica, per le modalità organizzative, quale sia il motivo. Un'altra finalità importante è quella anche di ottimizzare le professionalità presenti già all'interno del comune, quindi ottimizzare la presenza dei dipendenti comunali che già appunto sono in comune. E non meno importante, anzi importantissimo, è la facilitazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, perché ovviamente un conto è richiedere di accedere a un finanziamento da comune di 10.000 abitanti, un conto è ovviamente invece presentarsi con un'aggregazione di comuni che esprime 70.000-80.000 abitanti.